Apro PowerPoint. Guardate voi su Syllabus, guardate voi il Syllabus, apritelo voi e mi dite qualcuno di quelli che vi sono più difficili. Per esempio, di PowerPoint vi potrebbero chiedere di aprire una presentazione basata su un modello, e lo sapete, i modelli li trovate qui, sono divisi per categorie, al limite si deve cercare, ma di solito lo trovate. Se non trovate tutte queste, potete trovare magari modelli generali, modelli in questo computer, andate in quella cartella finché trovate quello che vi chiede. Vediamo un po', quelli che sbagliano sempre, vediamo se vi ricordate voi, apro una presentazione vuota da qui, molte volte dicono di applicare alle diapositive, ecco, inseriamo un po' di diapositive, ecco, per cambiare layout, qui c'è scritto layout, però ricordatevi, potrebbe non esserci scritto, è questo, ecco, mi viene in mente una cosa, a proposito dell'organigramma, scegliamo layout questo, inseriamo un organigramma, per esempio qui. L'organigramma si può inserire o a partire da questa icona, grafico smart art, come si scarica pure il computer, ecco, oppure da inserisci smart art, che è questo qui. Inserisco smart art, ecco, poi si va su gerarchie, vi ricordate, e poi su questo. Ok, ora facciamo finta che noi abbiamo inserito tutto quello che c'era da inserire. Alcune volte possono chiedere questa domanda, questa cosa qui, che a volte hanno difficoltà a rispondere. Allinea su entrambi i lati, oppure allinea a sinistra. Come si cambia l'allineamento dell'organigramma? Chi me lo dice? Mi sposto dove c'è la scossa, se no questo si scarica, quindi abbiamo doppio problema. Il problema di Zoom che ci abbandona pure il computer. Ok, mi sono spostato di postazione, sono andato a cercare la caricabatteria, così evitiamo sorprese. Bene, allora, come si fa a cambiare allineamento? Si va su questa icona, vedete, layout, attenzione che potrebbe non esserci scritto layout. Cioè, semplicemente, ecco, dalla scheda progettazione, poi, perché se non state sulla scheda progettazione non lo vedete, quindi progettazione, questa icona layout, e scegliete allinea su entrambi i lati, spesso questa è la domanda. Oppure allinea a destra, allinea a sinistra, eccetera. Ecco, questo qui vi dovrebbe capitare. Vedete, è lo stesso organigramma che è allineato a destra e a sinistra su entrambi i lati, oppure trovate l'allineamento standard, che è questo. Bene, questo ricordatelo perché all'esame c'è sempre. All'esame c'è sempre quella famosa di modificare, per esempio, per le diapositive selezionate, a volte anche una sola, mettiamo che fossero due. Per queste due diapositive c'è da modificare il template, diciamo, come si chiama la struttura, il tema. Come si fa a cambiare il tema della diapositiva? Si va su tema, ma ci vado col tasto sinistro? Chi me lo dice? Ci vado col sinistro? No, ci vado con il tasto destro. Quindi scegliete una così che è il tasto destro. Non vi sbagliate, perché sinistro significa applica a tutte, non a quelle selezionate. Dovete scegliere applica a diapositive selezionate. Ricordate che queste la sbagliano tutti, se lo scordano poi. Ecco. Beh, vedete che è stata applicata soltanto a queste due, questa è rimasta quella di prima. Se io invece sto qui e applico una così, ecco, me lo applica a tutte, vedete, è cambiata a tutte le diapositive. Qui non si vede più di tanto perché sta dietro a quell'altra, però l'ha cambiata a questa, qui c'è un po' di quest'altro stile qui, vediamo un pochettino. Se inseriamo comunque una nuova diapositiva, lo vediamo, nuova diapositiva, vedete, sono tutte con questo stile qui. Bene, tranne che poi cambio layout, chiaramente con un layout diverso, cioè sempre con lo stile, però potrebbe essere magari, ecco, così, perché è un altro layout, però lo stile è quello, ma il layout è questo qui. Bene, quindi ricordatevi che è possibile inserire più diapositive con layout diversi, ce ne sono tanti, adesso nella versione nuova di layout. Per cambiare il layout alla diapositiva corrente senza aggiungere una nuova, andate direttamente sul layout e cambiate il layout. Per invece cambiare lo stile, tema della diapositiva, andate su progettazione col tasto destro, applica diapositiva selezionata, così che viene cambiata soltanto alla diapositiva corrente. A me pare che l'ha cambiata tutto, forse ho fatto un clic sbagliato. Bene. Comunque, per non sbagliarvi, usate sempre il tasto destro, anche se aprite questo elenco, sempre tasto destro. Applica, ecco, vedete che adesso è passato in secondo. Non vi fidate nemmeno che secondo e applica diapositive selezionate, perché lui fin troppo intelligente cambia l'ordine. Vedete che lui dice: vabbè, se lui gli piace applicarlo alle diapositive selezionate corrispondenti, lo mette per primo. E quindi andava bene col sinistro pure. Se io lo faccio col sinistro, va bene lo stesso. Lo applica soltanto alle diapositive corrispondenti, cioè questa qui, che poi non è manco selezionata, tutte quelle che hanno lo stesso layout. Verifichiamo, per esempio, qui mettiamo dalla scheda home, mettiamo il layout vuota.
Layout vuoto, già è vuoto, questo è vuoto, questo è vuoto, questi altri magari non lo so. Non lo so. Questi qua sono tutti layout vuoto e io vado su progettazione, scelgo questo, ecco, me lo mette per tutte le diapositive corrispondenti, mica tanto vero, questa era vuota e questa era vuota. Vediamo un po' che cos'era qui sinistro, tasto destro, che ci sono diverse voci, c'è applica diapositive corrispondenti, applica tutte le diapositive, applica le diapositive selezionate, applica come tema predefinito, oppure si potrebbe aggiungere un tema scegliendolo da un template che è un file. Bene, queste cose ricordatele, insomma, quindi per non sbagliare, tasto destro. Tasto destro e poi scegliete quello che vi chiede l'esame, così è sicuro che non sbagliate. Bene, vediamo invece un'altra domanda che si sbaglia sempre, che è quella relativa allo schema diapositiva. Se vi chiedessero di inserire, per esempio, un'immagine nello schema diapositiva, a mo' di logo, per esempio, cosa fate? Andate prima su Visualizza e scegliete schema diapositiva, schema diapositiva, schema diapositiva, eccolo qua. Da schema diapositiva, cioè avete tutti i layout di diapositiva diversi. Voi andate sulla prima diapositiva, fate clic, qui vedete praticamente i dettagli dello schema della diapositiva. Bene, a questo punto cosa fate? Inserite l'immagine che vi dovessero chiedere, inserisci immagine, quindi solo dopo, non subito. Inserisci immagine, la possiamo anche cercare, si potrebbe inserire da computer, io adesso l'ho inserita qui da web. Ecco, pollo, adesso mi viene fame. Pollo, prendiamo un bel pollo e lo inseriamo. Ecco qui, chiaramente sarà grande, lo si può rimpicciolire come usando le maniglie, si può spostare, a volte vi dicono di spostare un oggetto, sposto nell'angolo in basso a sinistra, se fate coincidere l'angolo in basso a sinistra della diapositiva con l'angolo in basso a sinistra della foto, ecco, dell'immagine, e quindi ecco, lo ridimensionate. Ridimensionate usando i lati per modificare le proporzioni, invece se utilizzate l'angolo, le proporzioni rimangono le medesime, la proporzione non cambia, quindi il rapporto altezza larghezza è lo stesso. Bene, inserito qui compare uguale in tutte le diapositive. Infatti, se io vado su visualizzazione normale, ecco il pollo sta dappertutto. Dovrebbe stare dappertutto. Vediamo, nuova diapositiva, non per niente. Ecco questa cosa. Il pollo era la prima diapositiva, quella visualizza, visualizza schema diapositiva. L'ho inserito nella prima, sì. Qui c'è pollo, qui c'è, qui come non c'è. Ah, quindi sono diverse. Qui, no, qui pollo c'è un po' dappertutto. Ah, ci sono alcune diapositive dove non lo mette. Vabbè, ci avranno un'impostazione diversa. Quindi alcune diapositive non compare pollo, in alcune sì. Vabbè, adesso con questa versione nuova si sono inventati pure questa cosa. Prima appariva in tutte le diapositive. Comunque, ricordatevi questo. Se vi chiedessero di visualizzare la struttura, dovete andare su Visualizza struttura. Ecco, Visualizza struttura. E vedete questa cosa qui, dove è possibile inserire per ciascuna diapositiva un titolo. Vi ricordo che i titoli devono essere esaustivi e devono essere diversi. Ogni diapositiva deve avere un titolo suo e che dica un po' il titolo, quello che la diapositiva rappresenta. Insomma, ecco. Si può inserire il titolo anche chiaramente da qui. Lo scrivete qui, la stessa cosa. Però per attivare la visualizzazione struttura, nella versione questa 2016 o 2013, lo avete su Visualizza, Visualizza e poi Struttura. Visualizzazione normale, così se fosse la versione 2010, struttura lo trovate qui in questa posizione ed ha un'icona tipo questa, quindi c'è cioè tipo linea centro. Questa icona qui la trovate qui e significa struttura. Fate clic e passate in struttura. Bene, vediamo qualcos'altro che mi viene in mente. Voi avete guardato il syllabus? C'è qualcosa del syllabus che mi volete chiedere? Ecco, per esempio, inserire un grafico. Per inserire un grafico, una tabella, per la tabella andate qui, inserisci tabella. Scegliete il numero di righe e colonne e fate clic su OK. Per selezionare una riga o una colonna, ricordo che c'è il puntatore così, questa freccia orizzontale seleziona una riga, ecco, questa verticale seleziona una colonna. Più colonne tenete unite e trascinate. Se c'è da eliminare, chiaramente le potete eliminare o col tasto destro o se trovate della scheda layout, elimina, layout, elimina, eccolo qui, eliminate la colonna o la riga, quello che volete. Bene, vediamo ancora. Se voleste invece inserire una nuova riga, a parte che qui col tab dovrebbe farlo automaticamente, tab dall'ultima cella inserisce la riga. Se no, in Word lo fa con quella sorta di icona che qui non compare. Per inserire una riga, una colonna, basta usare il tasto destro e scegliere inserisci, inserisci, ma come niente, non c'è. Non c'è.
In Word sì, qui non c'è inserisci. Allora niente, lo fate da layout. Layout ci siamo già. Ecco adesso. E qui inserisci sopra, inserisci sotto come vi pare. Per inserire una riga sopra, inserisci sopra, oppure inserisci sotto, oppure una colonna a sinistra o una colonna a destra. Quindi in questo caso ne inserisce più di una perché io ho selezionato più colonne. Se io seleziono per esempio una sola colonna, ne inserisce chiaramente una, è come non averla selezionata. Se invece ne seleziono per esempio di colonne, facciamo di righe, tanto così, perché già le colonne sono tante. Seleziono qui 5 righe, per esempio, inserisci sopra, significa ne inserisci altrettante quante ne ho selezionate. Bene, per eliminare, ecco, il contenuto di una tabella, basta scriverci dentro. Per cambiarlo basta che selezionate e scrivete il nuovo valore, Pippo. Tante volte chiede invece modificare la larghezza di una colonna. La larghezza della colonna potete modificare in due modi. Uno, portando il puntatore qui sul righello. Quindi se portate il puntatore sul righello, si dovrebbe modificare, manco per niente. Una volta sì, forse solo su bordo, qui non lo fa. Niente, pare che non lo fa. Allora portate il puntatore qui, vedete, su bordo, tenete premuto e potete accorciare e allargare la colonna a scapito di quella chiaramente adiacente. Non è possibile fare come in Word, allargare la colonna facendo questa più larga la tabella. Allora, vediamo ancora cos'altro. Per eliminare la tabella basta chiaramente dopo averla selezionata premere il tasto Canc. Per eliminare un segnaposto, vedete, questo è un segnaposto, selezionate il segnaposto e premete Canc. Anche questo del titolo è un segnaposto, selezionate il segnaposto con puntatore quadruplo questo, un clic e poi Canc. Qui c'è un altro di segnaposto, un clic e poi Canc. Ecco, questo è il modo per cancellare i segnaposto. Voi guardate, ecco, per scrivere un testo verticale, se vi chiedessero di scrivere un testo verticale, intanto vedete questi non sono più abilitati, perché tutti questi comandi non sono abilitati? Perché non c'è un segnaposto dove inserirli. Come fare per inserire un segnaposto? O cambio il layout di diapositiva, metto il layout per esempio solo titolo, ecco che mi compare il titolo, oppure se voglio posso anche inserire una casella di testo, inserisci casella di testo, se ve lo chiedono eccolo qui, casella di testo. Voi selezionate la casella di testo e ci scrivete dentro quello che volete. Ecco. Man mano che premete invio si allarga orizzontalmente. Bene, a proposito della casella di testo che volevo dire, ecco, si può modificare la spaziatura tra le parole utilizzando questa icona, per esempio molto ampia. Ecco, così avete lo spazio tra le parole molto ampio, oppure se volete anche molto stretto. Molto stretto. Ok, qualcuno sta entrando. Poi vediamo cos'altro. Buonasera. Chi è entrato? Giuseppe Stefani. Buonasera. Tutto bene? Sì, mi sente? Stefani? Vabbè. E poi Giuseppe Stefani non era Elisabetta, poi è andato Giuseppe. Vabbè, comunque non importa, qual è quella di prima. Bene, andiamo avanti. Ecco, una cosa volevo farvi vedere a proposito di questo. Ecco, se vi chiedono grassetto corsivo sottolineato, ce l'avete qua. Questo è l'ombreggiato relativamente a carattere, diverso invece alla forma. Se vi dovessero chiedere, per esempio, l'inserimento di una forma, mi sentite, vero? Sì? Non sto parlando da solo? Ci siete? Ah, ok. Se c'è una forma, io posso inserire su effetti forma l'ombreggiatura della forma, per esempio qui a sinistra. Vedete, si vede appena l'ombreggiatura di qua. Ricordate che alcune forme, oltre ad avere le maniglie standard, hanno queste gialle che servono a modificare l'effetto, diciamo, la forma stessa. Per esempio, la punta della freccia, vado qui, la posso fare più così o più così. Ecco, queste invece, queste altre maniglie sono quelle standard. Questa centrale per ruotare serve. Se vi chiedessero di capovolgere orizzontalmente o verticalmente, selezionate ruota da formato, ruota, avete capovolgere verticalmente, orizzontalmente, di 90 gradi, eccetera. Oppure altre opzioni, se vi chiedessero per esempio di ruotare di 40 gradi, quindi scegliete qui dove c'è scritto rotazione, per esempio 40 gradi. 40, invio, e così ruotate di 40 gradi. Beh, ma io volevo dire una cosa a proposito della casella di testo, dalla scheda home. Ecco, la spaziatura va bene orizzontale, vabbè, le solite cose, scrivere tutto maiuscolo, minuscolo, questo non so se ve lo chiedo, il colore del carattere, eccolo qua, lo potete cambiare da qui. Attenzione, il colore del carattere ci può essere quello standard, e sono questi, invece i colori a tema sono questi qua. Se vi chiedessero altri colori, andate qui, ma di solito non lo fanno, potete scegliere altri colori e scegliere un colore personalizzato. Quello che è possibile fare, per esempio, è copiare il colore. Se io devo scrivere il carattere di questo colore qui, allora io vado nel succhiotto, vado